Come che si inizia il video? Ciao a tutti! Benvenuti in un video con Martina. Da quanto tempo? Ma non so, tra l'altro che non ci vedevamo proprio io e te. Oggi abbiamo deciso che mangiamo, perché ci siamo stufate di truccarci. Abbiamo deciso di dare la nostra vita al cibo. La nostra vera passione. Finalmente possiamo abbracciare i nostri veri hobby, ovvero mangiare. E abbiamo deciso di assaggiare tutte le cose vegane che vendevano a Lidl, tutte. Tutte quelle che abbiamo trovato, perché sono anche introvabili. Esatto. Cioè, uno va a Lidl, pensa di e invece è tutto finito. Volevamo trovare assolutamente la feta e la mozzarella e non abbiamo trovate, però abbiamo trovato un sacco di altre cose. Non le compreresti mai effettivamente. Normalmente, però abbiamo deciso che per una volta lo possiamo anche fare. Abbiamo preso sia dolce sia salato, ovviamente cominciamo dal salato. È un passo completo, è tutto studiato. Direi un passo pantagruelico. Primo, wow. Sì, lo so. Oggi la parola del giorno. E quindi direi di cominciare perché io sto veramente salivando. Siamo curiosissime. Ok, poi sono comunque le 2:30 e quindi sì, è ora di mangiare. Cominciamo proprio con la col botto, con la cosa peggiore che abbiamo trovato. E si tratta di questi hamburger già composti, con tanto di pane, cetriolini, cotti nella plastica, perché vanno cotti al microonde. Penso che sia veramente una delle cose più schifose. No, ma io da onnivora queste cose le schifavo, ma proprio non le ho mai mangiate, però... Ma anche adesso, cioè, sì, anche adesso le comprerei, però in realtà non è vero, cioè mi attira un sacco, cioè comunque la schifezza che ti incuriosisce. Io l'altra notte l'ho sognato che li assaggiavamo questi burger. E l'odore è... È agghiacciante. Non lo sappiamo spiegare. Allora, daremo dei voti ovviamente, perché facciamo questa cosa in maniera seria, Martina. Quindi daremo un voto per l'odore da 1 a 5, può anche essere 0 volendo, però da 1 a 5, poi un voto per il gusto ovviamente e uno per quanto è sano. Quanto lo ricompreremmo da 1 a 10, da 1 a 5 scusami, in base a quanto è sano. Io direi di aprirli. Tu hai quello al cheese. Io quello al cheese style, tu hai quello barbecue. Che mi ispira un sacco. A me è decisamente più questo. Allora, ha fatto tutta la condensa poi. Che schifo. No, vi giuro che schifo. Ma la bellezza di questo burger. No. Il brutto è che sono proprio tipo molli. Forse devo tirare subito fuori dal coso, perché ha fatto sì la condensina sopra, quindi... Beh, non credo sia migliore. Allora, facciamo così, tagliamoli a metà. Questo pane non è intagliabile. Però ci sono i cetriolini. Io adoro i cetriolini. Mi ricorda i Wuster dell'IKEA. Quello era un po'... Tieni, prego. Ma dentro c'è l'impossible burger? Dentro c'è il Next Level Burger. Ah, quindi... Quello del Lidl, che è buono. Esatto, quello mi piace tanto. Okay, iniziamo dal barbecue. Vai. Allora, odore. Per me, io non amo proprio il profumo della salsa barbecue, e questo sa esclusivamente di salsa barbecue, quindi per me... No, a me piace la salsa barbecue, ma ha un odore atroce. No, l'odore sì, 2. 2, vai. Taste test. Oh, ma è terribile. Mi sembra di mangiare una roba finta. Per quanto ci va a farlo a casa, voglio dire... Compri il pane, le cose. C'è il cheddar dentro. I cetrioli come sono? Beh, non cotti al microonde comunque. No, il pane non è per niente buono. Perché è tutto spugnoso, sì. Ed è molto acidulo. Noi continuiamo a mangiarlo per capire bene qual è il gusto. Che tanto dobbiamo finire. Il cibo non si butta, quindi lo finiremo anche a forza. Per me, da 1 a 5, 2. A essere proprio generosi. A essere buoni, sì. E healthy 0, quindi 0. È una schifezza. Cioè, le schifezze non le mangi perché sono buone di solito. Però il burger di solito è molto buono, è il mio preferito. Ma non sembra manco lui. No, non è valorizzato. Assaggerei l'altro, poi finiamo. Però finiamo. Quest'altro è cheese style. Questo mi ricorda i cheeseburger. Questo del sì, Mac. Ma perché sa di cetriolini l'odore? È proprio l'odore di cetriolini. È molto limitante. Decisamente. Odore 4, magari no, 3:30. Si è andata un po' un po' troppo. Però, cioè, non mi fa schifo l'odore. Cioè, non è terribile. Vai. Pane è diventato spugna. Salsina buona. È meno peggio dell'altro. Questo no, è molto meglio. La salsa fa tutto, secondo me. Assomiglia tantissimo al cheeseburger. No, questo già è meglio. I cetriolini sono fantastici. Fatto in casa è più buono. Però non ci vuole niente davvero. Quale dei due era più sano? Sano. Ingoiare il boccone. Perché c'è un'app che si chiama Yuka, che praticamente scannerizzando il barcode di tantissimi prodotti in vendita, anche di cosmetici, pulizie eccetera, ma soprattutto di cibo, ti dice un po' come sono. Questi avevano credo 5 su 100.
come punteggio. Che altro per tipo gli additivi, ha troppo sale, ha grassi saturi, insomma, era veramente terribile. Non mi ricordo quale dei due fosse peggio, forse quello al barbecue, non mi ricordo. Il mio intestino dirà, ma cos'è sta roba? Non l'ho mai vista. Perché? Allora, questi non li ricompreremo, direi. No, non li ricompreremo, no. Proprio. Se fosse l'unica cosa vegana presente dentro il Lidl e noi stessimo morendo di fame, magari sì. Ah, adesso siamo pronte. Sulle prossime cose sono molto più fiduciosa, devo dire. Hanno un buon profumo. Sono cose più normali. Sì. Il prossimo assaggio prevede mini burger vegetali con rape rosse e le polpette vegetali di gusto classico. Che ci chiediamo quale sia. Qual è il gusto classico? Sì, lo so, ma siamo qua per assaggiare. Se dicono così, in teoria come le polpette vere. Esatto, quindi dovrebbe sapere il tipo di carne. Proviamo. All'odore. Ci può stare. Non è male. Di polpette di carne. Sì, è vero. Anche 4,5, 4. Un freddo. Ci sono raffreddate tantissimo. Sono un po' secche. Non è male il gusto, non sanno di molto. Andrebbe bene quindi con la forse salsa. Il gusto classico non sa di niente. Ma... forse con una salsa sì. Non li comprerei. No. Perché mi stanno prosciugando. Però magari al sugo. Cioè, polpette al sugo è un piatto che credo di aver mai mangiato in vita mia. Manco io. Però vabbè. No, come voto 2. Vabbè, sono un po' deludenti. Mi aspettavo non molto di niente. Più. No. Quindi l'odore sì. Era meglio del gusto. Le ricompreremo esatto. No. Questo mi ispira più questo fiducia. Sì. È bello rosso. È perché ha un po' fumo. Sembra già. Proprio una bietola tagliata a metà. Oddio, questo aveva un ottimo punteggio invece su Yuka. Quindi. È molto healthy, molto sano. Perché dentro hai i fagioli rossi pure che si vedono i pezzi. No, buono. Ma è buonissimo. Questo è buono. Io parlo con la bocca aperta tutto il tempo. Ha una bella consistenza. Buono. Questo sì lo ricomprerei. Ma perché... Non cerca di imitare altro, diciamo che di solito quando le cose sanno quello che dovrebbero sapere le preferisco. Noi non siamo grandi fan dei Beyond Burger e secondo no. Qua. Cioè, una volta ogni tanto magari ci può anche stare, te lo mangi, ma devo dire che. Quando non hai voglia di cucinare. Esatto, però. No, questo è davvero buono. No, buono, buono. Questo è da ricomprare. Direi voto 4. Sì, anch'io. Mi trovi d'accordo. Noi una volta volevamo fare i mukbang, queste cose. Dopo due cose sono già piene. Possiamo passare alle cose che erano surgelate, quindi abbiamo preso i vegan falafel, come si dice? Falafel, lo diciamo in tutti i modi, che sono di nuovo con barbabietola. Mentre l'altro sono i vegan corn bites, sono dei, se sembrano delle nuggets, sì, però fatte nuggets. Con il mais, fatto con mais e cipolla. No. E dentro abbiamo appena scoperto che c'è anche la salsina. Ce n'è due. Due. Wow. Basta una. Sì, sì, ne basta una. La sweet chili. Che essendo nel congelatore saranno delle granite. Esatto. La linguetta è troppo piccola. Non riesco più. La fresca, un cubetto di ghiaccio. Sweet chili granita. Mi è uguale. Identica alla salsa agrodolce che c'è tipo al cinese, quella che ti danno magari insieme ai dumplings. Buona. Comunque, allora, io comincerei esatto da questa. Questa salsicettina di bietola. L'odore è buonissimo, però non è uguale identica all'altro odore. No, questo mi ricorda proprio i falafel. Ed è un falafel, no? Sì, falafel. Molto buono. 5. Questo è davvero buono. Wow. Tra il profumo e il gusto questo sembra davvero tipo uno di un ristorante. Poi dentro è un po' crunchy. Poi ha tipo credo un po' di cipolla che gli dà un po' di gusto. Buono. Buonissimo. Molto bene. Wow. Adesso invece il nugget mi incuriosisce parecchio. L'odore è terribile, non mi piace. No. Ti piace? Sa di della panatura. Sa tanto di. No, a me non piace. Di fritto. Considerato che non abbiamo messo olio per cuocere. No. Mi chiedo perché sappia così tanto di olio. Sì, una fresca. Un po' si riesce a prendere. Ho ghiacciato. Fa male i denti. No, sembra una cosa che mangeresti all'estero. È vero. Brutto. Avrei detto la stessa cosa. Non so cosa sia. Ma lo mangi all'estero. Ma lo mangio all'estero. Poi comunque può essere interessante quella salsa bella fresca. Non è male. Secondo me con la salsa viene salvato molto. Sì. Anche questo è buono. Questo 4. Non lo ricomprerei neanch'io mai, però se ce lo mangio.
Il prossimo prodotto è il Vegan Patties Chicken Style, quindi sono dei burger simil pollo, sono fatti con la farina di riso e tra l'altro alcuni surgelati di nuovo, quindi quindi è una battle, una battaglia dei burger, esatto. Vediamo quali sono meglio, se quelli di prima o questi. Esatto, questo devo dire, su Yuka non aveva dei valori pessimi, era 70 su 100, quindi direi che forse tra tutto, vediamo se assomiglia al pollo, ma abbiamo deciso che volevamo un po' spice e quindi abbiamo aggiunto l'affettato vegano dedicato, che non è un affettato di carne, è un formaggio, sì, formaggio. Affettato vegano, non so, tipo perché. Sottiletta di mozzarella, quelle robe un po' così, è a base, certo, di olio di cocco, sono senza delle cremose fette per sandwich gustosi, noi l'abbiamo messo sopra il burger, vediamo un po' com'è l'odore, non è male. No, l'odore di questo, devo dire che tra tutto non... è formaggioso. Sì, esatto. Cioè non è peggio delle sottilette, come odore. Mentre questo burger di pollo sembra una mozzarella, non lo so, una scamorza affumicata. Perché mi sembra che bianca. Compatto e mappazzone proprio, mi sembra. Un mappazzone proprio. Allora, sto coso non ha odore. Odore, ma davvero si sente solo l'odore sopra del formaggio, quindi non riesco a dare un punteggio. Secondo me c'è troppo bene. Sì, può anche essere quello. Ustionato dal formaggio vegano sciolto. Quindi no, allora il valore dell'odore non lo so dare. Proviamo col gusto. Non offre niente. Letteralmente di nulla. No, è terribile. La mozzarella è buona. Io. Quella devo dire ci sta. Dà proprio un tocco di qualcosa. Di solito si sente solo quella. Si sente solo il gusto di quella. Vuoi provare a assaggiare solo il burger senza. Anche la consistenza è abbastanza ghiacciante, sinceramente. Ma poi non capisco perché è così bianco. In foto sembra una roba molto più morbida. Ha un biancume sta roba. Cioè, non hai visto un burger non così ti invita bianco proprio a mangiarlo, no? Bene, allora, quest'ultimo assaggio devo dire non ci ha per niente lasciate con grande entusiasmo. Cioè, proprio. Meno male abbiamo ancora i dolci che ci salvano, i gelati. Allora, devo dire che entrambe, la cosa che proprio non vedevamo più l'ora di assaggiare erano i gelati, perché sembrano veramente, veramente buoni, sono proprio belli, quindi andiamo sono a prendere. Sono così rari i gelati vegani c'è la frutta. Esatto, che non siano la frutta, che siano effettivamente dei gusti, un po' di crema. Bene, siamo arrivati alla parte divertente di questo video, ovvero i gelati. Ce n'erano tanti, devo dire, abbiamo dovuto fare delle scelte dettate dai gusti personali. Quindi abbiamo preso i gelati, quelli stick, sì, nel secchino. E questo particolarissimi, perché io non li ho mai visti. Sì, non sono, cioè non sono ricoperti. Cioè, tipo cremino? No, perché neanche. Il cremino è ricoperto. Cioè non sono ricoperti, sono gelato in stick. Semplicemente. Esatto. Al cioccolato questi qua sono a base di cocco. Invece questo nel barattolino. Al burro di arachidi e nocciola con pasta di mandorla. Quindi la base è di pasta di mandorle. Sì. Interessanti, direi. Frutta secca su frutta secca. Esatto. Quindi direi di cominciare. Poi vuoi cominciare? Con questo, va bene. Dai. Odore di gelato. Non ha odore particolare, di freddo. Sì, vabbè, sa di freddo. No, vabbè, sa di dolce. Ha un gusto dolce, un profumo dolce, direi. No, se non è buono, io vi giuro. Cioè, non ci rimango proprio male. No, dai, il profumo sa di quello che dovrebbe essere il gusto, direi. Sono un po' interdetta. Anch'io. È tanto tanto dolce. È vero? Tantissimo. Dolcissimo. È zucchero puro. Sì, proprio dolce dolce. Tanto dolce. Che non riesce a distinguere i gusti. Fa di acqua e zucchero. Che palle, manco per me no. Troppo troppo dolce. E allora mo non ho più manco altre aspettative per questo. Infatti. Basta, sono arrabbiata. Ma poi io odio le cose troppo dolci, dolci troppo dolci, davvero. Dolci troppo dolci. Cioè, più che altro sanno solo di zucchero poi. Questo è un vegan ice dessert, ma qua ice cream. Sembra un mattone di fango, non lo so, è stranissimo. Ah, ok, poi arriva il cocco, poi alla fine arriva proprio il cocco, alla fine arriva il cocco, no? Fa di cioccolato e cocco. Insomma, come fai a morderlo? Questo è buono, questo è molto buono. Sa perché sa di cioccolato e cocco, non sa di zucchero. Non ha gusti, no, sa proprio il cioccolato e il cocco. E il cocco a me non fanno impazzire le cose che stanno di cocco. Non è troppo.
cioè riesco a mangiare. Sembra un Bounty, meno dolce. Questo è buonissimo. Wow. Cioccolato fondente. No, no, questo è davvero buono, cavolo, perché è cacao. Esatto, è proprio cacao, è non cioccolato. Sa di cacao e cocco. Gelato commestibile, ma dai, meno male. Questo ci sta un sacco. Era buono. E di questo c'era anche la vaniglia e al caramello. Vaniglia e caramello. Che anche quello era interessante. Questo è giudicato. Questo straconsigliato. 4. Sì. Uno. Uno in tutto, odore, sì, gusto e ricomprare, non ricomprare. Quindi le cose che vi consigliamo di ricomprare sono le cose alla bietola. Alla bietola. Il gelato al cioccolato, questo gelato qua. Gelato al cioccolato. E se volete andare all'estero, i corn bites. Esatto, se vi volete sentire, non so, ad Amsterdam, potete prendere in un pub di Amsterdam, prendete questo. Sono contenta comunque che l'abbiamo fatto, perché adesso lanceremo questo nuovo canale con mangiare pasta. Il nostro, magari, il sogno di una vita. Sapere. È una cosa che mi può interessare, perché noi saremmo solo felici di poter mangiare, cioè praticamente lavorare mangiando. Poi potremmo poi espanderci, girare e girare i ristoranti e dare i voti ai ristoranti, esatto, vegani del mondo. Vabbè, non è male. Non esiste questo format su Real Time, non rubatecelo. Esatto, lo faremo. È nostro. Voi. Quindi grazie mille Martina per aver partecipato. Grazie a di avermi video. Avuto. C'è anche un video sul suo canale in cui abbiamo fatto che okay, il prezzo è giusto. Esatto. Abbiamo ad occhi chiusi, dobbiamo indovinare se un prodotto è low cost o high end. Quindi andate a vederlo, ve lo lascio giù nell'info box e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah no, non ho detto cosa commentare. Commentate con l'emoji dell'hamburger. Che era proprio buono. Sì. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Perché non abbiamo mai registrato video, spero di non rompere niente. Siamo a casa di Marti e giustamente se dico qualcosa non è roba mia, quindi. Meno male che era vuota. Oh!